No, questo è adesso che ne vai, veramente. Volevo solo chiederti da dove vieni. L'altra volta mi hai detto da Milano. No, no, vengo da Napoli, si sente, no? Vengo da Napoli. Sono lo stesso paese, lo stesso quartiere di Edoardo, i stessi genitori. No, secondo me mio padre ha fatto qualche scelta, ma tu sei tuo padre o tua madre? Mio padre! No, no, vabbè, comunque, diciamo la somiglianza che porta oramai con Luigi, c'è un'amicizia oramai da 10 anni, andiamo in giro a portare spettacoli con i soci e anche in queste occasioni non manchiamo mai, quindi siamo sempre presenti, cerchiamo di dare una mano a chi ne ha più bisogno di noi. Va bene? Grazie Francesco, grazie, ci vediamo a noi. Allora facciamo ancora qualche ringraziamento. Bravo, bravo, bravo. C'è ancora un altro artista, sono tutti bravi gli artisti di questa sera, i gruppi. Forse la serata è poca, cioè il tempo è breve, speriamo di soddisfare tutti. Io volevo fare un ringraziamento, scusami Gigi se ti prendo un po' la parola, però dopo ti passo il microfono. Non ha una scuola di ballo, non ha un insegnante, tutto quello che vi farà vedere lo ha appreso guardando una TV, guardando dei filmati. È bravissimo, accoglietelo con un bello applauso. Michael Jackson in miniatura! Io devo togliere qualcosa dal palco. Thank you.
Bravissimo, bravissimo. Gli facciamo un altro applauso perché è bravo qua. Non è una maestra, non è un maestro, non è una scuola, la sua scuola è la strada. E abbiamo scoperto così per caso, è di Stornarello, il mio compaesano, e sono fiero e orgoglioso di questo bambino. Credo che faremo un po' di strada, la faremo qui sul palco. Sul palco ho fatto già mezza strada, l'altra metà la facciamo da un'altra parte, vero? Dopo lo rivediamo ancora con un altro pezzo, quindi non andate, perché è bravissimo e merita tutto. Vuoi dire qualcosa? Ti pregrisi. È tutto normale. Come ti chiami? Danilo. Ha detto una cosa. Bravo Danilo, un applauso a te.